Ciao a tutti, bentornati su Malti Marziali. Oggi parliamo di ninja e lo facciamo con Christian Russo. Ciao Christian. Ciao Claudio. Come stai? Tutto ok? Tutto ok, grazie dell'invito, è un piacere essere qui a parlare poi di quella che è la mia passione di una vita. Ok, allora prima facciamo un attimo un preambolo rapido perché poi altrimenti la birra si fa calda e il sake, non so, va bevuto freddo? Il sake può essere bevuto freddo, assolutamente sì, anzi io lo preferisco decisamente e quindi sì, come aperitivo, come dopo pasto, il sake va bene per ogni stagione. Ok, ok. Apriamo, facciamo così, apriamo, io stappo la birra, ci facciamo un sorso e poi cominciamo. Grazie per essere Grazie venuto. A te. Per cercare di rivaleggiare, ma è impossibile con il tuo sake, ho portato la più pesante che ho, che è la più pesante delle birre belghe, 12 gradi, la Busch. Scura, logicamente, perché per me le birre devono essere come le donne, scure e dolci. Si farà sicuramente onore. Alla nostra. Allora, visto che alla nostra Campai, visto che siamo in tema Giappone, ne devo solo un sorso perché. Allora, Christian, tu quale arti marziali pratichi o insegni? Allora, io ho praticato per 30 anni un'arte marziale che si chiama Jutaijutsu, che è una forma di jujutsu, o di jujitsu come viene conosciuto in Occidente, diciamo pre-agonistico. È una forma di jujutsu che prevede una serie di elementi anche collaterali, quindi anche le armi tradizionali giapponesi. E dopo 30 anni, insomma, di pratica e di insegnamento, quest'anno ho aperto il mio dojo autonomo. Questo dojo autonomo si chiama Kinshin Den e porterò avanti, insomma, il frutto della mia esperienza e anche dei miei studi a livello culturale rispetto ai temi, appunto, arti marziali, samurai, ninja anche. E, insomma, questo è un po' il mio background. Insegno anche lì, insegno praticamente da 20 anni, quindi ho abbastanza, insomma, un po' di esperienza in materia, però ecco, sempre non agonistico, è rivolto molto alla crescita personale e anche, insomma, alla sperimentazione proprio legato a questi argomenti. Oggi l'argomento che abbiamo deciso di comune accordo di cui parlare è la storia e i falsi miti dei ninja. Figura molto molto romantica e affascinante. Oggi film sui ninja non se ne vedono più molti. O non arrivano qui, cioè in Giappone continuano a farli. No, qualcosina c'è in Giappone, però sono dei tipi di film che non si sposano molto col mercato internazionale. Diciamo che per chi come me te è nato, insomma, negli anni 70, gli anni 80 e gli anni 90 sono stati davvero il top per la cinematografia legata ai ninja. E infatti ho preparato una presentazione dove parlo anche un po' di questo aspetto. Vorrei fare un po' un percorso a ritroso con te proprio sul punto in cui siamo oggi e come ci siamo arrivati rispetto Perfetto. Alla visione che abbiamo normalmente dei ninja. Ok, allora io non ti chiedo nulla per ora, poi se mi verrà qualche domanda da farti, perché già mi stavano passando in mente tutta una serie di film con Toshiro Mifune, con Scott Glenn, ne parliamo dopo, perché sicuramente da quello che ho capito usciranno in mezzo, perché roba che vedevo negli anni 80, nei primi anni 80. Ok, allora cominciamo. Sì, chiaramente la cinematografia è davvero vastissima e
si è fatto davvero di tutto e di più, a partire da Hong Kong, il Giappone, la Cina, gli Stati Uniti, qualcosa persino in Europa. È un fenomeno davvero iconografico, quello dei ninja, di livello mondiale. Di fatto coinvolge diversi aspetti, storia, cinema, fumetti, cartoni animati, teatro e poi anche naturalmente arti marziali. Oggi siamo a questo punto, non potevamo non citare le Tartarughe Ninja, di cui il film in questo momento è al cinema. Sono andato a vederlo con i miei figli e mi sono divertito tantissimo. Ad esempio le Tartarughe Ninja, il primo fumetto nasce proprio nell'84. Ce l'ho. Quando in America, di fatto, era già esploso un po' quello che poi è stato ribattezzato come Ninja Boom, cioè un po' l'esplosione del fenomeno ninja a livello mondiale. Poi più recente, del 99, il primo fumetto Naruto, che poi è stato anche questo trasposto in cartone animato, che è diventato anche molto famoso in tutto il mondo. Il ninja boom degli anni 80 è quello davvero a cui dobbiamo la fama così estesa dei ninja, no? Sono stati realizzati una serie di film, in particolare appunto fra l'Asia e gli Stati Uniti, a basso budget. In uno appunto il protagonista appunto era il nostro Franco Nero. Credo che la produzione lì fosse mezza di Hong Kong. Film dal mio punto di vista bellissimi, dei capisaldi, assolutamente da vedere. Diciamo che i non boomer come noi li considererebbero quasi a livello della spazzatura, però erano belli, erano avvincenti per il periodo, insomma era comunque una serie di film, un cinema d'azione simpatico, insomma. Tra l'altro il ninja bianco, cioè in pratica il ruolo di Franco Nero all'epoca, sotto il cappuccio c'era Mike Stone. Sì. Che Mike Stone appunto era un karateka, da quello che so, molto... molto bravo nelle coreografie, credo abbia collaborato, non mi ricordo, credo che da Enter the Ninja in poi Mike Stone sia stato poi sostituito da Shoko Sugi nelle produzioni di quel tipo, perché a quel punto questo giovane attore giapponese riuscì un po' a farsi notare nell'ambito appunto di questo tipo di cinematografia. Poi vabbè, ninja americano, American Ninja, che è stato tradotto guerriero americano, insomma una serie di film che ritraevano questa figura che di fatto era un supereroe, cioè erano dei supereroi, avevano delle caratteristiche ben riconoscibili, quindi la divisa chiaramente definita, il cappuccio, le armi esotiche, insomma, diverse caratteristiche che lo rendevano adatto a colpire l'immaginario collettivo. La prima, però, sempre procedendo a ritroso, ecco, potremmo citare davvero centinaia di film a tema ninja, però dobbiamo andare un po' rapidamente. In realtà la prima comparsa dei ninja nella cinematografia occidentale è all'interno del film prima del libro, che l'ho preceduto chiaramente, l'ultimo libro di Ian Fleming su 007, You Only Live Twice. In questo film di nuovo compare un primo abbozzo di una figura in qualche modo con l'uniforme che tirava le stelle affilate contro dei bersagli e che in qualche modo poteva essere riconducibile un po' a degli 007 giapponesi, no? Ian Fleming è stato un ufficiale dell'esercito, della Marina britannica. Lui nacque nel
nel 1908, fece tutta la sua carriera militare, poi si dedicò alla scrittura. Nel 62 visitò il Giappone. A visitare il Giappone, Don Reger, che è un famoso praticante di arti marziali, uno dei più famosi marzialisti, diciamo, in Giappone, occidentali, risiedente in Giappone, gli fece da guida, e nel fargli da guida, oltre naturalmente a fargli da interprete, insomma, a condurlo nelle varie località, si ritrovarono a parlare proprio di queste figure storiche, cioè i ninja. Christian, Don Reger ancora è considerato tra gli scrittori migliori che abbiano mai scritto libri sulle arti marziali indonesiane. È ancora considerato un punto di riferimento. E anche per le arti marziali giapponesi. È davvero stato un pioniere e devo dire anche con una rigorosità anche nelle sue ricerche, che è invidiabile per i tempi, cioè assolutamente Dreger non è che si faceva tanto ammaliare dagli specchietti per le allodole, no, era un praticante serio ed era un ricercatore serio, uno scrittore serio, e insomma è stato davvero una figura importantissima per il mondo delle arti marziali. Come ti dicevo, appunto, gli parla di queste figure, non solo, gli fa vedere anche un film. Gli fa vedere un film, credo fosse il primo della serie, intitolato Shinobi no Mono. Shinobi no Mono è una serie di film, in realtà quando hanno iniziato a produrlo doveva essere un unico film, poi ha avuto un grosso successo e quindi è stato poi proseguito, come spesso succedeva nel cinema di quel tipo. In Shinobi no Mono, che è un film, cioè appunto questa serie di film del secondo dopoguerra, veniva illustrato il ninja in maniera abbastanza accurata, cioè il ninja storico in maniera abbastanza accurata. E quindi, insomma, Ian Fleming decise di inserire le spie del Giappone nel suo libro successivo, e che sarebbe stato l'ultimo. Nel film Si vive solo due volte, appunto, di Ian Fleming, addirittura ci sono alcune scene che sono prese pari pari da Shinobi no Mono, come questa qui che ho ripreso del tentato avvelenamento. In Shinobi no Mono credo che fosse Oda Nobunaga, cioè uno di questi grandi condottieri che cercò di prendere il potere alla fine del 1500 in Giappone, e che secondo la storia e poi ancora di più secondo la leggenda era un po' il nemico giurato dei ninja, no? Allora in Shinobi no Mono c'è questo tentativo di avvelenamento e c'è un ninja che attraverso il soffitto lascia cadere un filo fino alla bocca di Oda Nobunaga, e attraverso questo filo fa cadere delle gocce di veleno. L'avvelenamento non va in porto nel caso di Shinobi no Mono, e chiaramente non va in porto neanche nel caso di James Bond, che riesce a sopravvivere al avvelenamento. Lui si gira all'ultimo momento e si becca il veleno, lei che muore. Esatto. Che era la prima moglie, se non mi sbaglio. Sì, la moglie giapponese. Questo era uno dei miei 007 preferiti, questo film. Bello, è un bel film. Tra l'altro Dreger lì fece anche da coreografo dei combattimenti. Infatti c'è molto kendo, c'è aikido, c'è judo, oltre, diciamo, alle tecniche un po' più, tra virgolette, ninja. Questa è la locandina di Shinobi no Mono. Andando sempre, proseguendo nel nostro viaggio a ritroso, Shinobi no Mono chiaramente ha intanto, come dire, ha un background culturale e politico che influenza anche la visione che dà del ninja, e cioè Shinobi no Mono
prima di Shinobi no Mono film c'è stato il libro, e il libro era stato scritto da un drammaturgo di sinistra radicale. Questo drammaturgo, che si chiama Tomoyoshi Murayama, di fatto aderiva al Partito Comunista Giapponese, un partito che insomma chiaramente ha avuto vicissitudini insomma complicate in Giappone, visto anche un po' il dopoguerra con l'occupazione americana, eccetera. Ecco, Murayama dà al suo ninja protagonista del suo romanzo, che era in realtà era un insieme di racconti poi messi insieme in romanzo, un connotato proletario, per cui il ninja viene dipinto come il difensore dei deboli appartenente al proletariato, appartenente alla, diciamo, casta sociale dei contadini. Quindi questa... Una specie di Chege ninja. Sì, esatto. Solo che questi occhiali, diciamo, politici, condizionano molto il contenuto storico del film e quindi lo distorcono leggermente in una direzione ben precisa. Quindi il ninja separato dal samurai, il samurai come guerriero nobiliare in qualche modo, come appartenente alla casta sociale elevata, il ninja invece come appartenente al popolo. Questo è il nucleo iniziale di questa, diciamo, separazione, tra virgolette, nella cinematografia delle due figure, ninja e samurai. Prima di Shinobi no Mono andiamo in ambito letterario. Una Ti serie posso chiedere una cosa, Christian? Questa spada, sì. La spada della fotografia? La spada della fotografia è una spada curva. E anche la spada del disegno è una spada curva. Queste due immagini sono praticamente, una è Fujita Seiko, che è, diciamo, uno degli scrittori e divulgatori di nuovo più importanti a tema ninjutsu del periodo a cavallo fra le due guerre. Lui si autoproclamava, per quanto ne sappiamo, ultimo dei ninja di Koga. Koga è questa regione del Giappone, una delle due regioni adiacenti del Giappone, ne parleremo dopo, diciamo che a cui viene fatta risalire un po' la tradizione dei ninja. Fujita Seiko è stato un ricercatore appassionato in tema ninjutsu, ha scritto una serie di libri, tra i quali uno sul ninjutsu, no, più di uno sul ninjutsu, ne ha scritti almeno, mi pare, tre sul ninjutsu, e uno sugli shuriken. Mentre invece, appunto, nei suoi libri lui ha riportato una serie di contenuti provenienti chiaramente da libri precedenti. Si autoproclamava, per quanto ne sappiamo, perché non sappiamo nulla chiaramente della attendibilità di quanto lui riportava. Sicuramente era un grande appassionato, era una figura comunque riconosciuta, diciamo, dai suoi contemporanei e dai praticanti di arti marziali a lui contemporanei, per cui insomma qualcuno lo contesta, qualcun altro invece lo considera un punto di riferimento importante. Mi sbaglio, la spada è troppo curva per essere uno shinobi todo e troppo dritta per essere una katana? Sì, ma guarda, tendenzialmente le spade, dopo ne parliamo della spada del ninja todo, diciamo che la spada ninja, tra virgolette, non esiste, nel senso che il ninja utilizzava quello che aveva a disposizione, di conseguenza era più probabile che utilizzasse una spada, magari un lungo wakizashi, piuttosto che una katana lunga, piuttosto che una spada fatta appositamente con delle caratteristiche specifiche. Il
il concetto di spada dritta è un concetto del 1900 che non ha nessuna prova storica. Ora, alle prove storiche in qualche modo ci dobbiamo agganciare, perché tutto quello che sappiamo dei ninja deriva da libri storici. Anzi, tutto quello che sappiamo dei ninja, le poche cose che sappiamo dei ninja arrivano da fonti letterarie. Tutto il resto potrebbe essere costruzione, potrebbe essere rielaborazione, potrebbe essere interpretazione, potrebbe anche essere millanteria, però non possiamo dirlo con certezza. La spada dritta, ad esempio, compare relativamente, appunto, recentemente, in particolare con Stephen Hayes, con Masaaki Itsumi e con la cinematografia che la rende di dominio pubblico. Ma prima di allora l'idea di una spada dritta specificatamente legata ai ninja non c'è. In Giappone chiaramente prima delle spade curve sono esistite spade dritte che si chiamavano chokuto, che diciamo avevano tecniche di metallurgia che derivavano dalla Cina, e realizzare una spada dritta è molto più semplice per un forgiatore rispetto a realizzarne una curva. La spada curva ha un procedimento di contrazione degli acciai che è estremamente complesso e che, se non è calibrata all'ennesima potenza, rischierebbe di spezzarsi durante la fabbricazione. Quindi, insomma, quelle che ci sono in queste due immagini sono, sono lunghi wakizashi, cioè sono spade corte ma tipiche. In questo caso, insomma, vabbè, nel 1900, nel caso di Fujita Seiko, e nel caso dell'immagine, di quella che è l'iconografia classica giapponese. Sempre andando nel nostro percorso a ritroso, i vari autori che ci sono stati, che hanno raccontato durante il Novecento, fine Ottocento, inizi Novecento, quello che erano stati i ninja storici, la prima, forse, la prima immagine, diciamo, con divulgazione di massa che riguarda quello che noi riconosciamo come ninja, lo dobbiamo a Hokusai. Hokusai, un illustratore, insomma, celeberrimo in tutto il mondo ormai, è stato un illustratore da cui poi venivano realizzate delle matrici in legno, e quindi c'era una riproducibilità delle sue opere di migliaia di copie. Nel suo volume manga numero 6 compare questa immagine. Ora, il manga numero 6 parla di arti marziali, cioè, diciamo, ritrae figure in pose e in atteggiamenti, in tecniche di arti marziali. Nel manga numero 6 sono riprese, ad esempio, delle tecniche di leva articolare, interessante, del jujutsu. Così come qui c'è una proiezione, un attacco alle spalle, insomma, uno strangolamento. Cioè, quindi, in questo manga, in cui si parla in cui vengono ritratti i praticanti di arti marziali, compare questa immagine di una figura vestita di nero con il cappuccio, una spada che non si capisce se è in spalla o è quindi comoda per il trasporto, oppure se è infilata in cintura, ma semplicemente in una posizione arretrata, che si arrampica. Cioè, questa è l'iconografia proprio classica del ninja giapponese. Noi diciamo che questo è un ninja, ma Hokusai non scrive nulla in queste vignette, ritrae delle immagini. Di conseguenza non possiamo che, come dire, rilevare che c'è una figura di quel tipo nel manga di Hokusai, che comunque è tardo, e cioè 1817, pieno periodo Edo, quindi quando il fenomeno ninjutsu
ormai era praticamente quasi del tutto scomparso. Altre immagini che sono comparse nel tempo sono di questo genere, diciamo delle immagini dove abbiamo delle figure, comunque dove compare un po' un cappuccio, compare un vestito scuro, o la mantella da viaggio, tutte immagini che in qualche modo durante il periodo Edo ritraevano delle figure di guerrieri che volevano rimanere nascosti, volevano nascondere la propria identità, e in qualche modo anche un po' mimetizzarsi con l'oscurità. Ma andiamo un po' a bomba, cioè chi erano questi famosi ninja? Allora, intanto per capire un po' chi fossero, dobbiamo dire due cose sulle tipologie di guerra. In ambito militare possiamo distinguere due tipologie di guerra, la guerra simmetrica e la guerra asimmetrica, in funzione del bilanciamento di potere e di risorse, anche chiaramente economiche, in armamento, eccetera, dei due contendenti, dei due eserciti che scontrano. La guerra asimmetrica è quella dove una delle due chiaramente ha una forza soverchiante. In particolare nell'ambito della guerra asimmetrica si sviluppa un altro concetto, e cioè il concetto di guerra ortodossa e di guerra non ortodossa. Cioè la guerra per una guerra asimmetrica il nostro contendente con diciamo scarsità di risorse è portato a inventare dei sistemi per bilanciare questa simmetria e quindi sviluppa tutta una serie di strategie a questo scopo. Da chiaramente possono essere di tantissimi tipi, possono essere imboscate, possono essere raccolta di informazioni, possono essere boicottaggi, che ne so, in ambito di approvvigionamenti, omicidi mirati su particolari figure di spicco alla catena di comando, piuttosto che interventi sui civili, quelli che noi oggi chiameremmo attacchi terroristici, o addirittura oggi anche cyber terroristici. Cioè la guerra non ortodossa tenta di colmare quella simmetria attraverso delle strategie non ortodosse, appunto, non convenzionali. Per fare un esempio, diciamo esempi proprio, prendili come davvero di manica larga. È chiaro che durante la Prima Guerra Mondiale Francia e Germania che si scontrano, no, proprio sui terreni, sui campi di battaglia, lì si sviluppa una guerra asimmetrica e la guerra è ortodossa, nel senso che proprio si spara e quanti più si riesce a uccidere dell'esercito avversario, quanti più punti si riescono a conquistare. Diverso è stato nel caso, ad esempio, degli Stati Uniti contro il Vietnam. Lì è chiaro che è una guerra asimmetrica ed è chiaro che i Vietcong mettono in campo una guerra non ortodossa proprio per quello scopo. La guerra ortodossa e la guerra non ortodossa non sono antitetiche, chiaramente, possono anche coesistere. Oggi esistono alla grande. È chiaro che la guerra ortodossa, appunto, può essere sostituita o scongiurata dalla guerra non ortodossa, come nel caso della guerra fredda, oppure può essere affiancata, come nel caso della seconda guerra mondiale, dove le spie circolavano in tutta Europa e in tutto il mondo, o nel Vietnam. Oppure la guerra non ortodossa può preparare la guerra ortodossa,
come nel caso ultimamente dell'invasione ucraina. I nostri ninja in Giappone erano specializzati in guerra non ortodossa, quindi erano quelle figure adibite proprio a queste mansioni. La domanda che sorge da, insomma, per tutti gli appassionati come me, come noi, che sorge da diversi ormai decenni, è se la figura dei ninja fosse una mansione interna all'esercito e quindi con, come voglio dire, noi ci sarebbero, che ne so, gli artificieri piuttosto che i carristi, e allora ci sono alcuni componenti dell'esercito che svolgono quella mansione e non hanno una preparazione specifica se non quella che gli viene data nel momento in cui assumono quel ruolo, oppure se fosse invece una categoria di persone quasi esterna agli eserciti o comunque specificatamente addestrata fin dall'infanzia, che è la teoria, diciamo, la teoria novecentesca è quest'ultima, cioè che fosse una categoria di persone addestrata fin dall'infanzia in queste attività. Oggi, anche grazie agli studi di importanti accademici giapponesi che stanno proprio affrontando il tema in maniera rigorosa, con quasi un metodo scientifico, come il professore Yamada Yuji e il suo team, diciamo che le cose si stanno un po' chiarendo, ma probabilmente la cosa più probabile è che ci sono stati periodi diversi della storia del Giappone in cui le due realtà sono state vere entrambe, semplicemente in periodi diversi. Christian, io ho dei vecchi libri degli anni 80, 1980 qualcosa, di Bruno Abbietti, quello di Stephen Ice, quello di Don Draeger sui ninja. Un filo conduttore che sto trovando all'interno di questi di Malto Marziali in particolare, perché le arti marziali in modo generico le affrontiamo su Malti Marziali, è proprio il come nell'arco di 20-30 anni siamo stati capaci di risvoltare come un calzino tutto quello che sapevamo sulle arti marziali. E adesso tu mi stai facendo un altro esempio. Ne abbiamo anche parlato, no? Prima di decidere questa registrazione, su come comunque quei vecchi libri abbiano in qualche modo aperto una strada per le ricerche successive. Certo. Che tra 20 e 30 anni ci sarà un'altra sorta di rivoluzione culturale nei confronti di tutte le arti marziali, perché è una cosa che è avvenuta per quasi tutto. Io poi lo riscontro in quelle indonesiane e filippine in particolare. Io credo assolutamente di sì. Devo dire che questo, la storiografia è in continuo movimento, cioè immaginare la storia come qualcosa di cristallizzato, di assodato, non è corretto. È una continua scoperta, ma non solo in ambito marziale, in tutti gli ambiti, proprio degli studi storici. Oggi si scoprono cose, si riescono a studiare cose sull'impero romano, su Napoleone, che fino appunto a 50 anni fa si ignoravano, perché proprio un po' per l'applicazione del metodo scientifico, del rigore, anche in ambito storiografico, in ambito storico. Poi nel caso delle arti marziali è evidente che abbiamo diversi discorsi, nel senso che c'è un problema linguistico che nel tempo è sempre più superato, quindi fino a 50 anni fa persone che sapessero leggere dal giapponese o addirittura che sapessero interpretare il giapponese antico nelle sue diverse forme erano rarità. E quindi chiaramente anche la velocità di interpretazione e di comprensione dei fenomeni era estremamente ridotta. Al tempo stesso, oltre a
al discorso linguistico, c'è un discorso anche di fruizione di informazioni. Davvero internet ha rivoluzionato, ma questo non c'è, non devo dirlo io, ha rivoluzionato il mondo anche per la possibilità di scambiare informazioni che magari fino a ieri erano chiuse in una biblioteca di un paese sperduto della provincia giapponese e che oggi invece sono magari sono fonti digitalizzate e disponibili a livello globale. Ma questi passi avanti si stanno facendo, cioè, anche in campo scientifico c'è questo esponente, in qualche modo, questa esponenzialità degli sviluppi. Quindi, insomma, in ambito marziale, chiaramente chi ha aperto la strada erano pionieri, hanno fatto, secondo me, quello che potevano fare con gli strumenti che avevano allora a disposizione. Ma è giusto oggi cercare di andare avanti e cercare di capirne di più, soprattutto per noi appassionati. Non solo, in ambito storico, oggi gli storici tendono a non farsi bastare più le fonti scritte. Proprio applicando il metodo scientifico vanno a verificare, anche attraverso gli scavi, attraverso verifiche incrociate, di diverso tipo, perché è chiaro ed evidente che spesso le fonti storiche avevano ragioni politiche di essere e quindi ciò che era stato cristallizzato dalle poche persone che si potevano permettere di scrivere un libro aveva un, in qualche modo, spesso e volentieri un doppio fine, quindi non solo la divulgazione, ma anche fini, insomma, politici. Insomma. Il testo che è considerato la Bibbia del ninjutsu, che si chiama Bansen Shukai, è un libro, è un tomo, esiste in diverse versioni, in 11 capitoli, 12 capitoli. Il Bansen Shukai è il testo a cui noi dobbiamo la maggioranza delle informazioni che abbiamo sui ninja e emerse, diciamo, dall'ombra, tra virgolette, perché due abitanti della provincia di Koka cercarono di farsi assumere dallo shogunato e quindi portarono questo libro per dimostrare le loro competenze in ambito di intelligence. Quindi il Bansen Shukai esce fuori, emerge, qualcuno dice è stato scritto apposta per fare in modo che gli ultimi, diciamo, dei samurai delle province di Iga e di Koka potessero trovare lavoro. E quindi da questo punto di vista, appunto, la vendita, tra virgolette, delle conoscenze, delle competenze è vecchia quanto l'uomo. In questa immagine ho riportato una pagina di un documento, anche quello è interessante perché questi, per esempio, in ambito storico si possono studiare, diciamo, tra virgolette, i saggi o i manuali, ma si possono studiare anche i documenti burocratici. I documenti burocratici dei feudi a volte danno delle informazioni interessantissime, come questa, e cioè l'elenco degli stipendi dei samurai del feudo di Shinshu Matsumoto, quindi insomma un feudo che apparteneva, diciamo, della corrente dei Tokugawa, quindi la famiglia ricca e la famiglia dominante per oltre 200 anni, dal 1600 poi alla modernità, al 1868. Cristian, in questo foglio vedo soltanto caratteri cinesi.
Ancora non erano stati inseriti quelli lì giapponesi? Sì, certo, questi sono assolutamente scritti in kanji, senza traslitterazione fonetica, anche perché erano scritti da burocrati, quindi addirittura qui questi sono solo nomi e parole, per cui non c'è una grossa colloquialità, ma spesso e volentieri addirittura anche le regole grammaticali qui erano più vicine al cinese che non al giapponese in questi scritti burocratici. Che cos'è questa roba qui? Appunto, è l'elenco degli stipendi. Ebbè, un certo Akutagawa Kurozaemon veniva pagato 80 koku, cioè circa 80 litri di riso all'anno, per un equivalente odierno di circa 51.000 euro. Quindi una cifra importante, cioè è un ruolo costui importante che ricopriva. E qual è il ruolo che ricopriva? Questi due ideogrammi qui sopra si leggono kanja, che vuol dire spia, uno dei tanti modi di definire i ninja prima, diciamo, del periodo moderno. Quindi, insomma, in questo documento la figura del ninja è vista come un dipendente pagato, salariato regolarmente e salariato anche in maniera importante. Ti dicevo prima di Iga e Koga, o Koga come da qualche parte lo pronunciano. Iga e Koga sono due province, erano due province, oggi chiaramente hanno cambiato nome, del Giappone, nelle vicinanze di Kyoto, Nara e Nagoya, con questa triangolazione, che tradizionalmente è stata, diciamo, riconosciuta come patria di origine del fenomeno ninjutsu. Questa zona è una zona, Iga in particolare, estremamente montuosa, con dei passaggi, dei sentieri strettissimi, quindi difficili da percorrere, difficili da raggiungere, difficili da attraversare, con una vegetazione estremamente rigogliosa, una densità di popolazione e di quindi anche di case molto ridotta. Koga invece tende di più a essere collinare. Questa regione è sempre stata considerata un po' una regione di passaggio. Ecco, in questa zona i guerrieri che abitavano questa zona, anche per difendere i propri territori, in qualche modo svilupparono delle capacità e utilizzarono anche le proprie competenze da montanari, potremmo dire, da cacciatori, per realizzare agguati, omicidi mirati, muoversi di notte in questi territori impervi. Quindi ci furono storicamente delle figure estremamente specializzate proprio per necessità a quel tipo di guerra non ortodossa. Allora uno potrebbe dire, ma però c'erano dei castelli a quali i territori appartenevano. Un'altra particolarità di quella zona è proprio una parziale autonomia, sia in termini di tassazione che in termini di coltivazione, proprio perché per una serie di ragioni di frammentazione, diciamo, dei territori in ambito diciamo di grandi proprietari terrieri,
quelle zone erano invece autonome, quindi non avevano un daimyo, non avevano un grande proprietario terriero, e quindi si organizzavano in maniera autonoma. Questo non significa che non ci fosse un apparato burocratico, c'era, ed era un apparato burocratico chiaramente di samurai, o per meglio dire di jizamurai. I jizamurai sono semplicemente dei samurai che sono proprietari della propria terra e che, diciamo, spesso e volentieri, quando non coinvolti in ambito militare per qualche ragione, coltivavano fisicamente la terra. E quindi questo collegamento fra i ninja e i contadini deriva dall'organizzazione sociale di queste zone. Quelli che poi sarebbero stati conosciuti come ninja erano dei samurai, erano dei jizamurai. Poi magari potevano anche addestrare i contadini della zona, perché poteva servire avere a che fare, avere a disposizione della manovranza, ma esattamente come per gli altri samurai che avevano bisogno magari di fanti di basso livello, coinvolgevano i contadini per andare sulle battaglie campali. Quindi non c'è nulla di atipico rispetto al resto della storia della casta dei samurai, insomma. Ecco, abbiamo parlato fino ad ora sempre di ninja. Ninja però è una lettura relativamente moderna di questo termine. Il termine diciamo più utilizzato nell'antichità, in particolare nel periodo Sengoku, nel periodo in cui i piccoli staterelli erano in conflitto fra loro per il potere, che è stato quello il periodo in cui queste figure sono state utilizzate molto, perché occorreva in quel periodo, a seconda delle province, a seconda delle zone, a seconda anche delle loro peculiarità proprio pratiche di cosa facevano, potevano essere chiamati in tanti modi. Shinobi no Mono è quello più conosciuto, Shinobi anche è un termine assolutamente corretto, storico, e poi ce ne sono tantissimi, come vedi in questo elenco. In questo elenco ci sono termini che vanno dal descrivere i pantaloni, cioè per esempio, piuttosto che termini poetici come kusa, che vuol dire erba, quindi persone in qualche modo che si acquattavano nell'erba, oppure altri termini che significava ascoltatori, quindi quelli che ascoltavano. Quindi insomma, davvero un numero anche di termini che non fa altro che complicare ancora di più, di confondere ancora di più le acque, ma è una esattamente come, voglio dire, per diversi dialetti in Italia, concetti di un certo tipo potevano essere conosciuti con diversi termini. Il tema principale, appunto, è questo: colui che si infiltra, colui che penetra, colui che, quindi, che in qualche modo entra in territorio nemico o entra notte nella guarnigione nemica o nel castello nemico, piuttosto che colui che in qualche modo resiste, quindi resiste nelle difficoltà militari del suo ruolo. La spia, la gente infiltrata, la gente di intelligence. Credi che oggi il corrispettivo più vicino a quello che potevano essere i ninja nel Giappone feudale possano essere, per esempio, i reparti speciali tipo SWAT o i Navy SEAL? Sì, direi di sì. Chiaramente in maniera molto, ma molto meno sofisticata, e anche, se vogliamo, non sempre con tutte le competenze che hanno
appunto i reparti speciali odierni, nel senso che spesso e volentieri appunto non è detto che chi fosse adibito alla raccolta di informazioni fosse anche la persona più adatta per compiere un omicidio mirato. Quindi anche rispetto a questo era molto più cioè il personaggio ninja non è che esiste come categoria generica, c'erano, ci sono stati degli shinobi di un certo tipo, degli shinobi di un certo altro. Ecco, Christian, per quanto riguarda invece le figure femminili, non so se è una cosa che poi dopo, della quale parleremo dopo, per cui dimmi se sto anticipando qualcosa, per le figure femminili è leggenda, o cioè è folklore, oppure storicamente effettivamente c'è stato qualcosa? Allora, anche qui l'unica fonte che lega in maniera esplicita il ninjutsu e le donne e il Bansen Shukai. Tra l'altro in una pagina. Però appunto magari vado un attimo avanti così la vediamo. Eccola qui. In una pagina che tratta proprio di quella che viene definita Kunoichi no Jutsu. Che cos'è questo termine, Kunoichi no Jutsu? Allora, il brano appunto dice così. Nell'arte Kunoichi, in Kunoichi no Jutsu, si insegna, allora si assegna ad una missione sotto copertura, Shinobi, una persona che è indicata da un ideogramma che consiste di tre lettere combinate. Quando appare difficile l'infiltrazione per un Tajikara, si usi quest'arte. Allora, quindi qui, in questo brano, dice già due cose un po' così, un po' confuse, che sono confuse perché magari non vuole esplicitare in maniera chiara, perché anche era tipico dei manuali di periodo Edo e anche precedente di non scrivere esattamente tutto in maniera esplicita, ma fare in modo che comunque un livello di comprensione fosse limitato a chi sapeva leggere, quindi una sorta di codice. La seconda pagina dove compare Tajikara, quindi queste due parole importanti, Kunoichi e Tajikara. Che cos'è Kunoichi e che cos'è Tajikara? Kunoichi è la scomposizione del kanji di donna. Quindi abbiamo l'hiragana di ku, il katakana o protokatakana di no e l'ichi di kanji. Quindi kunoichi. Queste sono sillabe, kunoichi, che diventano l'ideogramma per donna. Stesso discorso per Tajikara. Quindi Tajikara è ta, ossia l'ideogramma di campo, e Chikara, l'ideogramma di forza. La forza dei campi, l'uomo, quindi il maschio. Quindi, ritornando al nostro brano, che cosa dice il Bansen Shukai delle Kunoichi? Dice che quando non si può utilizzare un uomo per una missione sotto copertura, si utilizzi una donna. Punto. Non viene detto null'altro di più. Ora, noi possiamo speculare e dire che all'interno di questi gruppi di ninja ci fossero delle persone, delle donne specificatamente addestrate. E probabilmente, esattamente come per l'intelligence moderna, probabilmente possiamo dire che così fosse, perché è anche razionale che così fosse, perché le donne avevano accesso a tutta una serie di informazioni e di zone anche delle residenze a cui gli uomini non avevano accesso, e quindi è ragionevole, però non esiste prova.
di questo tipo, quantomeno in un manuale esplicitamente ninja. Ritornando a noi, ecco, grazie mille. Ritornando a noi, appunto, a che cosa erano, proprio come i nostri reparti speciali, erano adibiti alla raccolta, alla trasmissione di informazione, alla diplomazia segreta, quindi prendere accordi in segreto fra un esercito e un altro, magari, sai, in contrasto a un terzo, quindi spionaggio, intelligence, contro spionaggio, il sabotaggio, la guerriglia, la sobillazione sommosse, quindi fare in modo, in qualche modo, che si destabilizzasse un territorio, la disinformazione, quindi diffondere informazioni false, la sorveglianza sul proprio territorio, la ricognizione, la guida in territorio nemico o nel proprio territorio per gli alleati, e poi omicidi mirati, e l'ho messo con una grande parentesi perché era un'attività estremamente, come dire, laterale, non era certo il primo tra le attività shinobi. Ti dicevo appunto il Bansen Shukai è questo è quello che è conservato all'interno degli archivi nazionali del Giappone, che è proprio quella scatola con questo documento che questi due abitanti di Koka portarono al magistrato della capitale Edo per cercare di farsi assumere. È stato tradotto anche in inglese da Anthony Cummings, quindi è una risorsa che è disponibile ormai anche in lingua occidentale, e è un tomo molto molto interessante. Così come dicevo che alcuni testi avevano delle matrici politiche, anche questo potrebbe aver avuto delle matrici politiche, e quindi potrebbe avere delle esagerazioni, piuttosto che dei si dice che, piuttosto che dei noi abitanti di Iga e di Koka siamo i più fighi del mondo, assumeteci perché faremo la differenza per il vostro feudo, insomma. In quel caso il magistrato non li assunse, prese questo libro e gli fece un omaggio in denaro, e quindi la storia del Bansen Shukai è arrivata fino a noi così. Nel Bansen Shukai compaiono tantissime altre fonti, cioè, per esempio viene citato tantissimo il Sun Tzu Bing Fa, cioè quello che, anche quello è disponibile ormai in italiano da tanto tempo ormai, l'arte della guerra di Sun Tzu, è citato proprio in maniera esplicita. Nel Sun Tzu si parla di 5 tipi di spie: le locali, le introdotte, le convertite, le sacrificabili e le sopravvissute. Esattamente nello stesso modo vengono riportate nel Bansen Shukai. Quindi questi 5 tipi di spie, diciamo, sono bagaglio comune degli strateghi militari del Giappone antico, insomma, perché il Sun Tzu è assolutamente un capisaldo dell'arte militare giapponese ormai da secoli. Nel Bansen Shukai vengono citati anche questi termini che sono abbastanza famosi: Jonin, Chunin, Genin, diciamo che qualcuno ha interpretato questi termini come Jonin, il capo della piramide, il Chunin, della piramide, diciamo, organizzativa del clan ninja, quindi Jonin al vertice, Chunin gli elementi, diciamo, intermedi, e i Genin gli operativi più di basso livello. In realtà nel Bansen Shukai non si dice questo. Si parla semmai di maestria, e quindi una maestria è indicata, alta
è indicata dal termine jonin, chunin è una maestria di medio livello, genin è una maestria di livello più basso, quindi si riferisce semmai appunto alle capacità della gente ninja. Altre cose buffe che si trovano sul Bansen Shukai sono cose come queste, cioè il modo di capire l'orario durante le ore notturne osservando gli occhi dei gatti, no? E quindi a seconda della costrizione dell'occhio sapere anche che ore fossero, o la tecnica di arrampicata utilizzando la spada, cose insomma di questo tipo che possiamo semplicemente registrare, dopodiché lasciano un po' il tempo che trovano. Con il Cino Giuzzo l'abbiamo già visto. Altri libri che sono ritenuti molto importanti e anche dai quali poi tutti gli autori del Novecento hanno pescato a piene mani sono il Nimpiden e lo Shōninki. Anche questi ormai sono disponibili in lingua occidentale, addirittura lo Shōninki c'è anche in italiano, il Nimpiden mi pare che non ci sia. E lo Shōninki è stato tradotto in italiano. C'era anche il famoso Hattori Hanzō. Il famoso Hattori Hanzō, il Nimpiden o Shinobi Hiden, è stato scritto dal famoso Hattori Hanzō. In realtà il famoso Hattori Hanzō, uno dei famosi Hattori Hanzō, perché Hattori Hanzō è il nome di una stirpe, no? Per cui non sappiamo esattamente quale Hattori Hanzō fosse. Non quello che lavorava all'interno di un sushi bar. No, non che quello. Che crea anche la spada quello, della sposa. Esatto, anche se quello di Tarantino è un omaggio al personaggio storico che è ripreso proprio da un film giapponese del secondo dopoguerra, dove Hattori Hanzō ninja era interpretato proprio dallo stesso attore di cui adesso non mi ricordo, mi sfugge il nome, che interpreta Hattori Hanzō in Kill Bill. Sì, Hattori Hanzō era una stirpe di samurai di alto livello e che si dice che avessero comunque, essendo della regione di Iga, si dice che fossero esperti appunto nelle tecniche di sabotaggio, di spionaggio, eccetera. Anche se l'Hattori Hanzō famoso in realtà non era nato lui a Iga, bensì aveva il padre e il nonno che erano di Iga, per cui anche lì non si sa esattamente se ci fosse un passaggio anche di nozioni oppure no. Comunque, fatto sta che il Nimpiden storicamente attribuito a quell'Hattori Hanzō lì, però appunto un samurai di Iga. Un altro testo che è stato tradotto recentemente in inglese è questo qui, Iga Ryūko Kariushi Hiden Shō, che è più antico del Bansen Shukai, è abbastanza interessante. Anche in questo libro compare una donna addirittura capostipite di una tradizione legata al ninjutsu. Procedendo, così, altre informazioni che vengono dal Bansen Shukai e la capacità e lo studio da parte dei praticanti di ninjutsu di fisionomica, quindi lo studio delle caratteristiche del viso per comprendere non tanto le intenzioni quanto la personalità o la provenienza. Chiaramente questa è una pseudoscienza al pari di tante altre. Arti marziali. Che cosa praticavano i ninja? I ninja praticavano il ninjutsu? Il ninjutsu era un'arte marziale? No, il ninjutsu non è un'arte marziale. Quelli che
diciamo, noi oggi conosciamo come shinobi, come ninja, praticavano le arti marziali dell'epoca, quindi praticavano fondamentalmente jujutsu. Con tutte le sottocategorie di jujutsu possibili e immaginabili, nel senso che il jujutsu, cioè noi oggi pensiamo alle arti marziali come a degli schemi chiusi, no? Cioè dei curriculum precisi, esatti. In Giappone in passato non era così, semmai ci si riferiva alla scuola per identificare, diciamo, uno stile, tra virgolette, un lignaggio. Però l'arte marziale in sé era un grosso contenitore che poteva avere in mezzo di tutto. Per esempio, io adesso qui ho portato questo strumento, che è il Sari, che è un'arma che per molto tempo è stata considerata un'arma ninja. Questa è un'arma minore del jujutsu. Gli shuriken che noi attribuiamo in maniera esplicita ai ninja è un'arma minore del jujutsu. Altre armi particolari, come questa, adesso non so se si vede in camera, questo si chiama Suntetsu, è un'arma minore del jujutsu. È chiaro che c'erano alcune scuole che ne sviluppavano di un certo tipo, altre che ne sviluppavano delle altre, ma il jujutsu appunto è un grosso contenitore, o nei diversi modi anche di chiamare, diciamo, lo stesso principio, taijutsu, jutaijutsu, wajutsu, torite, dei contenitori, degli ombrelli all'interno del quale davvero ci potevano essere diversi strumenti. Chiaro che poi c'erano, se si parlava nello specifico di una singola arma che magari aveva una, come dire, poteva meritare un approfondimento, allora di fatto si iniziava a nominare l'arte, per esempio, della naginata come naginata jutsu, perché a quel punto bisognava entrare nello specifico e approfondire. E quindi magari gli si dava proprio un nome. Su arti minori era una delle applicazioni dei principi jujutsu. E quindi cosa praticavano i ninja? Praticavano jujutsu come i loro contemporanei, come gli altri samurai. Certo che erano inclusi gli atemi, cioè i colpi. Certo che sì, certo che sì. Chiaramente, come dire, in maniera ridotta rispetto a come noi oggi immaginiamo appunto gli atemi o atemi, nel senso che oggi il karate, il kempo hanno sviluppato all'ennesima potenza queste tecniche. Nel jujutsu antico si teneva in considerazione anche le armature, si teneva in considerazione il vestiario, quindi nel jujutsu antico un calcio alto era assolutamente improponibile. Si utilizzavano delle tecniche estremamente efficaci, estremamente efficienti per magari anche dei target specifici, quindi percussioni, però ecco, ridotte rispetto alle arti, diciamo, del corpo a corpo, perché poi è chiaro che poi le armi tradizionali, diciamo che l'arte principale dei samurai era comunque l'arte del tiro con l'arco, l'arte della scherma, poi il jujutsu, chiaramente l'equitazione, però ecco, in prima battuta c'era comunque nel confronto individuale la spada, poi di conseguenza veniva tutto il resto. Vogliamo parlare un attimo di quella teoria di cui mi hai parlato,
la provenienza dei calci alti del karate? Ma io non, allora, io chiaramente non sono un esperto di, né di karate né di arti marziali sportive competitive. Il karate, allora, le arti marziali dal periodo, allora, in Giappone, le arti marziali durante il periodo, diciamo, degli stati combattenti, del periodo Sengoku, erano funzionali al combattimento sul campo di battaglia e un po', diciamo, nella difesa personale, fra virgolette, cioè quindi quando poteva essere necessario si doveva poter combattere. Scusami, Cristian, stati combattenti che periodo intendi? Mica quello cinese del 500 a.C.? No, assolutamente. No, okay. Periodo subito precedente all'unificazione del Giappone, quindi prima del 1600, cioè quei 200-300 anni prima del 1600. Allora, dicevo, anche difesa personale nei termini del devo potermi difendere in una situazione anche proprio non prettamente campale. Con l'unificazione del Giappone e la pacificazione, il Giappone di fatto subisce un'estesa smilitarizzazione. Di conseguenza le arti marziali sono diventate sempre meno importanti, sempre meno utili, tant'è che si sono spostate decisamente nei termini della difesa personale. Quindi si sono sviluppate tantissime scuole che offrivano corsi di arti marziali per la difesa personale, per la difesa urbana. Quindi sono iniziate le prime competizioni, perché chiaramente in questa battaglia, tra virgolette, commerciale fra le diverse scuole, bisognava anche dimostrare la propria superiorità. E quindi, non essendoci la prova della guerra, accadeva sovente che ci fossero duelli e anche sfide tra scuole, che alle volte portavano delle carneficine. Ora, per fartela breve, tra l'altro appunto queste storie di duelli, eccetera, ce li ha fatti conoscere anche il romanzo su Musashi di Yoshikawa, un romanzo, un tomo che, voglio dire, va bene per gli appassionati, per gli altri... Che possiamo anche dire da pochi anni in versione integrale disponibile dalla Luni Editore. Sì. Prima sì. Era ipercensurato. Ipercensurato e tagliuzzato, tant'è che non si capiva alle volte dei passaggi, ma e lì si parla molto di questi duelli, eccetera, perché Musashi di fatto comincia la sua storia a cavallo fra l'unificazione, a cavallo fra la fine del periodo Sengoku e l'inizio del periodo Tokugawa, e si legge proprio questo spaesamento di questi guerrieri che non trovavano più un loro ruolo nella società. Ora, per tornare a noi, in questo periodo Edo, comunque, anche pur in una trasformazione, diciamo, parasportiva o di difesa personale, le arti marziali hanno subito un declino pazzesco. Molte tradizioni sono scomparse, molte tradizioni si sono assottigliate. Ci sono state scuole che da decine di allievi sono arrivate ad averne uno, due, e quindi abbiamo un po' un percorso delle arti marziali quasi a imbuto, che arriva a un punto che è il vero capostipite delle arti marziali moderne, mondiali, e cioè Jigoro Kano. Allora, Jigoro Kano è la figura che raccoglie questi fili, questi sfilacciamenti delle tradizioni antiche e la porta verso, e li porta, cerca di ricongiungerli in un unico cordone per portarli
e indirizzarli verso la modernità. Jigoro Kano è davvero la figura più importante in assoluto delle arti marziali, a mio parere. Persino più di Bruce Lee, che a Jigoro Kano deve molto, in realtà. Jigoro Kano, appunto, prende questi fili, tant'è che lo stesso Jigoro Kano comunque è stato per lungo tempo anche osteggiato dai maestri di arti marziali classiche, esattamente come lo fu poi successivamente Bruce Lee dai maestri di arti marziali cinesi. Ecco, quindi prende questo imbuto e cerca di ricondurlo verso la modernità. A lui si ispirano i fondatori dell'Aikido e i fondatori del karate. I quali che cosa fanno questi fondatori dell'Aikido e fondatori del karate? Capiscono, comprendono della necessità di distinguersi da judo, da quello che era conosciuto come jiu-jitsu, poi jiu-jitsu barra judo e poi infine definitivamente Kodokan judo. E come potevano distinguersi dal judo? Sottolineando, perfezionando le tecniche che nel judo erano contemplate in maniera ridotta e quindi creando un po' un proprio brand, oggi diremmo quello, un proprio brand. L'Aikido ha formato un proprio brand, il karate ha formato un proprio brand. Il brand del karate viene influenzato anche da Occidente, dove in Occidente, diciamo, dovremmo fare la storia delle arti marziali occidentali che conosco relativamente poco. In Occidente gli stessi, diciamo, duelli che succedevano in Giappone succedevano appunto fra i nobili che insomma si sentivano offesi piuttosto che magari volevano mettere alla prova le proprie abilità con la spada. Questa scherma era molto rischiosa. Di conseguenza, in Francia iniziarono a sostituire la spada con le gambe e quindi iniziarono a fare una scherma di gambe che successivamente sarebbe stata conosciuta come savate. Il savate quindi sviluppa tutti i calci, un po' prendendo i movimenti della spada, del fioretto, per allungare verso l'avversario, per raggiungerlo al volto. Il karate prende i propri calci alti, prende ispirazione ai propri calci alti dal savate. In questi scambi che diventavano via via frenetici con l'Occidente dopo l'apertura dei confini del Giappone agli occidentali. Ora, è chiaro che appunto, ripeto, non sono un esperto potrà dire qualcosa di diverso, ma c'è di sicuro che il karate, diciamo, antico faceva riferimento alle stesse concezioni del jiu-jitsu antico, e cioè tecniche che non facessero perdere l'equilibrio e quindi che non portassero a una caduta al suolo che poteva diventare mortale, perché a quel punto finiti al suolo e quindi allargata la distanza si sarebbe potuti essere facilmente vittima di colpi di spada, e quindi il perdere l'equilibrio appunto anche con abbigliamenti di un certo tipo, armature anche leggere ma pur sempre armature, poteva diventare devastante. Quindi i calci alti non erano contemplati. Bevo un po' di sake. Ho finito la birra. No, io sake non l'ho finito assolutamente, l'ho appena sorseggiato. Poi tu interrompimi, io qui ho chiaramente un po' di robe. L'iconografia classica del ninja con la posizione delle mani che compie un sortilegio, questo deriva chiaramente da leggende che venivano tramandate durante il periodo Edo in particolare.
probabilmente c'erano anche dei fondamenti di, come dire, di strategia bellica che mirava a sfruttare la superstizione popolare, no? Per indurre paura, per indurre preoccupazione. Però è chiaro che appunto magari si utilizzavano stratagemmi di diverso tipo che oggi definiremmo illusionistici. Nel teatro kabuki di periodo Edo il ninja inizia a comparire in maniera sempre maggiore, proprio perché era una figura iconografica molto interessante. Le posizioni delle mani, di nuovo nei film dei Ninja Boom, utilizzate come vere e proprie forme meditative, quando non magiche, da parte dei ninja. Vero, falso? Sì, esattamente come per tutti i samurai, nel senso che questa pratica, una pratica del buddismo esoterico, appartiene a due sette in particolari del buddismo. Ci sono due correnti di questo esoterismo buddista, no? La setta Shingon e la setta Tendai, dove compaiono i mudra, o comunque in giapponese si chiamano tenoin, che vuol dire sigilli con le mani, che sono dei gesti estremamente simbolici per, diciamo, per in qualche modo caricarsi o per invocare la divinità a protezione per una certa missione. Quindi, è vero la corrispondenza delle dita con gli elementi? Ma allora, questo, allora, in Oriente noi possiamo avere davvero tutto e il contrario di tutto, nel senso che ci sono scuole anche di arti marziali dove il Fuji, che è questa pratica con le mani, per esempio una scuola famosa che pratica il Kuji è il Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu, che contiene le nove posizioni delle mani al suo interno. Ogni scuola ha la propria tradizione, segue il proprio filone, talvolta medico e talvolta più spirituale. L'idea appunto dei meridiani energetici, dei meridiani e dei cinque elementi che in qualche modo si sviluppano sulle diverse dita ha fatto parte di alcune tradizioni, così come alcune tradizioni considerano le posizioni delle mani una materializzazione del kanji che rappresentano, dell'ideogramma, quindi come se fosse una materializzazione in 3D di quell'ideogramma. Poi gli ideogrammi sono nove, no? Sono nove posizioni, perché è una frase che è proprio un'invocazione alla divinità di protezione di fronte a appunto a una sfida, a una difficoltà. Quindi sono nove per questo motivo, perché è un'unica frase. Divisa, di nuovo, storia o falsi miti? Esistita una divisa ninja? Anche qui non ci sono delle prove storiche che fossero esistite delle divise, che siano esistite delle divise, delle uniformi specifiche. È razionale considerare che in un'incursione notturna bisognasse vestirsi di scuro, e quindi esattamente appunto come i corpi speciali che citavi, sicuramente sì. Dopodiché diventi una sorta di uniforme, invece va in controtendenza, perché a quel punto diventi riconoscibile in quanto, no, agente spia e quant'altro. Quindi la verità probabilmente sta un po' nel mezzo. Probabilmente ci sono stati dei corpi e degli episodi e delle,
e dei momenti in cui divise di questo tipo sono state utilizzate, ma del resto una divisa di questo tipo ad esclusione, no, scusa, neanche ad esclusione del cappuccio. Questa divisa non è nient'altro che il vestiario da Montanaro. Quindi abbiamo dei tatsuke hakama, che sono dei pantaloni degli hakama fermati alle caviglie e ai polpacci, una giacca di un kimono, cioè di una giacca di un, insomma, da normale, dei tekko, cioè delle fasce coprimani, e il cappuccio stesso era un indumento ampiamente utilizzato in montagna per il freddo, per proteggersi dal freddo, per proteggersi anche dal sole addirittura. Quindi la divisa di per sé non ha niente di particolare, se non il fatto che è stata poi considerata quasi come la divisa da supereroe, no? Del ninja, esclusivamente del ninja. È vero e non è quindi vero. Anche la storia che fosse in qualche modo una derivazione dell'abito del suggeritore del teatro Kabuki, anche quella è una leggenda? Ma no, non è una leggenda, cioè è la verità, nel senso che il suggeritore del teatro Kabuki o il marionettista del Bunraku è vestito semplicemente con degli indumenti come questa divisa, con degli indumenti tipici giapponesi, neri, perché dovevano semplicemente confondersi col fondale. Ma quindi, cioè, però dire che il ninja prende la divisa dal suggeritore Kabuki non è proprio corretto, perché il suggeritore Kabuki è semplicemente vestito come un giapponese dell'epoca, insomma, ai tecco come una contadina, ai cappuccio come un montanaro, ai pantaloni raccolti per muoversi velocemente come un montanaro o come un samurai che scende in battaglia. E quindi non, cioè, poi quando il ninja diventava un personaggio del Kabuki, invece non era vestito così, quando era un personaggio del Kabuki era vestito appunto con dei vestiti come dire, tradizionali e sgargianti come gli altri personaggi. Quindi, insomma, c'è un po' di confusione. Chiaro che quando si va a Iga, se avete la possibilità di visitare il Giappone, un salto a Iga, se siete dei ninja fan, va fatto, viene presentata la divisa ninja in questo modo. Però il museo di Iga, di Iga Ueno, della città di Iga Ueno, è un bellissimo museo con uno scopo turistico. Il 90% degli oggetti che ci sono nelle teche sono oggetti o presi semplicemente dalle vallate, no? Se vado qui in Val Susa, nei musei del folklore locali troverò probabilmente degli oggetti analoghi a questi. Quindi nel museo di Iga ci sono oggetti come questi, ci sono oggetti chiaramente che poi di uso comune in arboristeria, nella farmacopea, diciamo, grezza dell'epoca. Trovo degli shuriken ricostruiti. Questi, cioè, non ho la prova al carbonio 14, ma questi sono stati fatti insieme alle pareti del museo, cioè, come periodo. Quindi, però è interessante, comunque interessante, perché ci sono
sacco di curiosità, un sacco di informazioni. Shuriken, li ho citati appunto brevemente, appunto ci sono anche queste riproduzioni a riga. Le armi di elezione di ninja, sì e no, no e sì, sono di nuovo delle armi minori del jujutsu e del kenjutsu, quindi delle armi di fortuna assolutamente non letali, né queste né tantomeno quella forma di stella, che comunque erano ancora più rare in termini di utilizzo rispetto ai Boshu di Ken, ossia ai, diciamo, ai dardi, quindi assolutamente non letali. La tradizione vorrebbe che venissero avvelenati, non c'è prova di questo, immagino anche sia piuttosto poco pratico maneggiare degli strumenti avvelenati e il lancio poi ancora di più. Tiro shuriken da molti anni e molte volte mi è capitato di tagliarmi, e quindi considerare appunto di tenere magari una sacca piena di shuriken avvelenati mi sembra poco credibile. Oltretutto dobbiamo anche ricordare che la medicina, cioè l'erboristeria, arriva fino a un certo punto rispetto alla sintesi di veleni potenti con un semplice graffio. Sì, si potevano creare infezioni. Sì, poteva portare anche la storia, anche la storia del mettere delle armi all'interno di anfore e chiuderle con dei serpenti che poi morivano se le mordevano, insomma, pure quella storia lì è anche un altro falso mito in pratica. E non ce n'è prova da nessuna parte. Non ce n'è prova da nessuna parte. Ma ripeto, non è che oggi i servizi segreti utilizzano il Polonio 14 per andare sul sicuro, per andare sul sicuro nell'uccidere i propri target, perché gli piace, no? Ma perché vogliono andare sul sicuro. Quindi, se pensiamo a un veleno di 300-400 anni fa che con un semplice graffio dovesse uccidere un avversario, è poco probabile. Diciamo che sono degli strumenti molto interessanti. Oggi la pratica con gli shuriken ti consente di davvero di fare quasi una meditazione attiva, no? Di collegamento fra corpo e mente, fra se stessi e il bersaglio, come per il tiro con l'arco, come per altre pratiche. Però sostanzialmente in ambito guerriero erano dei diversivi, e cioè si ponevano l'obiettivo di distrarre quel tanto che bastava per poter portare un attacco significativo con la spada o con un altro strumento più importante. Quindi sono piccoli strumenti interessantissimi, bellissimi, però che vanno collocati nella loro giusta dimensione. Anche appunto ti dicevo che come diffusione gli shuriken sono ridottissimi, cioè questo documento è un documento di fine 1600, il testo ereditario di Yagyu Munenori, che cita per la prima volta lo shuriken a stella. Quindi noi formalmente prima del 1690 non abbiamo prova dell'esistenza degli shuriken a stella, di quelli a stiletto piuttosto che del lancio di wakizashi, sì, la stella storicamente compare nel 1690 e comunque sono pochissime le tradizioni che l'hanno portata avanti.
altri strumenti che troviamo a IGA sono questi. Scusate, sono strumenti, diciamo, di utilizzo contadino che potevano all'occorrenza servire anche come arma, perché comunque le armi di fortuna erano importanti in quell'ambito, no, di guerra non ortodossa. O gli shuko, di cui prima mi parlavamo. Gli shuko probabilmente, anche se non ce n'è prova provata, derivano da degli strumenti per maneggiare le balle di riso, quindi afferrare la balla e poterla trasportare. E quindi da lì è possibile che si siano trasformate in un ambito ridottissimo, davvero quasi di una tradizione di pochi allievi, che sia diventata un'arma. Allora, sono arrivato abbastanza alla fine del percorso, in qualche modo, che mi ero immaginato, e ho fatto un po' un recap dei miti più diffusi su ninja. La parola ninja l'abbiamo già vista, è una parola moderna, ma in passato non veniva chiamato così, non venivano chiamati così. Ci sono stati tanti tipi di ninja in diversi periodi e in diverse zone del Giappone. I ninja che non fossero samurai è un mito, ma anche perché anche lì la logica ce lo racconta. I contadini potevano servire in alcune situazioni per compiere alcune azioni di tipo militare, ma come sarebbe anche oggi se scoppiasse una guerra qui, insomma, tutti possono essere d'aiuto, ma le capacità, le conoscenze, l'addestramento e il tempo da dedicare a tutte queste cose potevano permetterselo solo dei guerrieri di professione, solo delle persone stipendiate per farlo. Perché altrimenti, se non sei stipendiato per farlo, coltivi la terra per sopravvivere. E se coltivi la terra per sopravvivere, non puoi certo imparare a tirare gli shuriken. Quindi i ninja erano samurai. L'arte marziale dei ninja è il ninjutsu? No. L'arte marziale praticata dai ninja era il jujutsu, con tutte le vari sottoinsiemi, con tutte le varie specializzazioni che potevano essere collaterali. I ninja vestivano di nero? Forse sì, a volte sì, a volte assolutamente no. Dovevano vestirsi con abiti comuni. I ninja erano esperti nell'uso di ogni arma. Negli anni 90 il ninja sapeva usare il nunchaku, i sai, i tonfa, sapeva usare tutto. I samurai, quel ninja, quell'appartenente a quella tradizione, sapeva utilizzare quelle armi. Certamente in ambito militare si addestrava alla versatilità e quindi a utilizzare come arma qualunque cosa gli capitasse per mano. Quindi da questo punto di vista erano esperti non tanto nell'uso tecnico di ogni arma, quanto nell'applicazione dei principi del combattimento e dell'arte della guerra a ogni strumento che avessero avuto a disposizione. I ninja usavano gli shuriken? Sì, no, forse, non abbiamo prova che ci fosse un collegamento diretto. Sappiamo che alcune tradizioni marziali usavano gli shuriken. Quindi può darsi che anche gli shinobi, che alcuni shinobi usassero gli shuriken. Gli shuriken erano letali? No. Persino armi affilate come quelle che possiamo avere a disposizione oggi, cioè shuriken affilati come quelli che possiamo avere a disposizione oggi, non difficilmente sono letali. Figuriamoci armi realizzate con magari ferro dolce,
puntati, grezzi e come quelli che avevano a disposizione ai tempi. Cioè non è che si metteva in campo un forgiatore di spade e fior di quattrini per costruire un singolo shuriken. Cioè, lo shuriken era un'arma costruita con ferro dolce. Questo Bo Shuriken, che presumibilmente di periodo Edo, è in ferro dolce, quindi non particolarmente come dire, pericoloso. Gli shuriken venivano avvelenati, non abbiamo una prova certa, è comunque poco probabile. La spada ninja era dritta, non ci sono prove che la spada ninja fosse dritta. E qualcuno sostiene che le spade ninja dritte siano state realizzate per fini commerciali o per ai fini della realizzazione in ambito cinematografico. Non lo sappiamo. Sono esistite spade dritte in Giappone? Sì. Sono esistite anche spade dritte in Giappone, corte, legate anche, ad esempio, al buddismo esoterico. Quindi potrebbero anche esserci dei link, dei collegamenti, ma non ne abbiamo prova. E comunque una spada ninja dritta, al di là degli aspetti rituali, non ha nessuna utilità rispetto a un wakizashi, che invece era reperibile in maniera estremamente comune in un Giappone antico, soprattutto prima del 1600, quando tutti erano armati, tutti avevano una spada, quantomeno, o più spade, quantomeno quelli che se le potevano permettere. I ninja erano assassini, gli shinobi hanno compiuto azioni di omicidio mirato, ma non era, diciamo, l'attività principale. Il ninjutsu proviene dalla Cina, tutto proviene dalla Cina, così come tutto ciò che arriva che è in Cina proviene dall'India, ma questo da un punto di vista estremamente vago ed estremamente ampio. In realtà poi, cioè, è un po' come dire che la cultura romana, latina, proviene da quella greca. Certo che sì. Certo che sì, ma sostenere che tutto proviene dalla Grecia, tutto ciò che hanno realizzato i latini proviene dalla Grecia, no. Cioè, ci sono sicuramente tante influenze e c'erano dei sabotatori e delle spie in Cina, così come in tutto il mondo. Per non parlare dei paesi arabi dove avevano delle spie da far impallidire i ninja. I ninja erano mercenari, lo sono stati. Stai parlando in particolare degli Ashashin? Sì, sì. Interessantissimo il mondo islamico. Non lo conosco moltissimo, ma assolutamente profondo, anche da questo punto di vista. I ninja erano mercenari, ma alcuni shinobi sono stati mercenari. Diciamo che il mercenariato è iniziato a partire dall'unificazione del Giappone, quindi a partire dal 1600 in avanti, ma non è che sia poi cresciuto, semmai è andato a scendere, perché c'era sempre meno bisogno di spie in un paese unificato. Magia ninja, sapevano rendersi invisibili e moltiplicarsi? Chiaramente no, però in ambito militare chi riesce a manipolare il pensiero e le emozioni dell'avversario o del popolo ha già un vantaggio. E quindi la magia shinobi, magia ninja, non è nient'altro che un'applicazione di strategie militari, magari in ambiti più
come dire, suggestivi, che potevano più suggestionare la popolazione. La cosa straordinaria, Christian, è, ne ho già parlato prima, il come nell'arco di 20 anni le conoscenze, la tecnologia delle fonti possa sovvertire completamente tutto quello che era dato, tra l'altro, per scontato. La cosa bella è che più andiamo avanti con gli studi, più andiamo avanti con le ricerche, più abbiamo a disposizione materiale, anche grazie a internet, a quello che possiamo reperire online, e più ci rendiamo conto che tutto quello che sapevamo è un punto interrogativo. Sì, ma addirittura il fatto è che spesso si è fatto un po' questo errore, che magari i primi pionieri hanno effettivamente raggiunto una fonte, no? o un tema, e poi lo hanno proiettato verso il passato dandolo per scontato. Però magari era quella fonte lì, quella roba lì, era dell'altro ieri, e prima dell'altro ieri non c'era assolutamente mai stato nulla di simile, perché una persona aveva realizzato, aveva creato, aveva inventato una tradizione o l'aveva reinventata. Cioè il tema proprio della reinvenzione della tradizione è un tema che mi interessa molto, perché compare in ogni dove. Ovunque ci guardiamo attorno ci sono tradizioni che sono state reinventate e delle quali si era persa completamente traccia, ma si era persa completamente traccia perché le persone muoiono e alle volte non hanno la possibilità di trasmettere il loro sapere, perché a nessuno interessa quello che sapevano. Le persone muoiono anzitempo, prima che possano realizzare una scuola, possano realizzare una diffusione, una divulgazione, scrivere un libro. Le persone vanno in guerra e quindi un'intera generazione viene massacrata. E quindi poi succede in tantissimi ambiti che a un certo punto è come se un seme venisse colto da qualcuno, venisse ripiantato e questa tradizione venisse reinventata. Dal mio punto di vista questo percorso non è una falsificazione, purché si sia espliciti, e cioè voglio dare un'identità al popolo scozzese in opposizione all'occupazione, a quella che loro consideravano occupazione da parte degli inglesi. Costruisco il kilt, ma il kilt non è il gonnellino tradizionale scozzese, è un'invenzione, è una reinvenzione, è una ricostruzione di una sorta di scialle che copriva tutto il corpo, tipico, diciamo, non solo della Scozia, ma del nord della Gran Bretagna, così come in Italia abbiamo tanti altri casi. In Puglia c'è il ballo della pizzica, che comunque è una reinvenzione della tradizione. Ho altri esempi che mi vengono in mente. Le arti marziali occidentali sono reinventate. È chiaro che prendono degli spunti da libri e da quant'altro, ma da storici, però sono delle reinvenzioni. Secondo me sono importanti, sono interessantissime queste reinvenzioni, però bisogna saperle, bisogna dirlo. Certo. Non che mi ha passato la tradizione del nord, del nord, del nord. Non posso presentare come un dato di fatto qualche cosa che è il risultato semplicemente di uno studio mio personale e invece lo spaccio per certezza storica. Tu credi, per quanto riguarda i ninja e quello che poi è uscito fuori anche con i vari corsi di ninjutsu che si praticano,
ci sia stato più una sorta di, ma anche dal punto di vista della ricerca, ci sia stato più una sorta di ingenuità nella ricerca o di malafede? Ma sai, anche in questo caso generalizzare non è possibile. Alle volte per qualcuno è stata ingenuità, per qualcun altro è stata malafede. Non me la sentirei di mettere dei nomi su una lista, ma talvolta entrambe le cose. Nel senso che sai, quando costruisci una tradizione, ricostruisci una tradizione, magari ingenuamente, magari anche in maniera così, anche positiva, per passione, eccetera, e poi questa cosa però prende una forma che non si riesce più a tornare indietro, nonostante magari le informazioni inizino a esserci, allora lì, è lì che comincia la malafede, pur su un terreno iniziale di diciamo, fra virgolette, positivo. Però è davvero da analizzare caso per caso. Andiamo nella psichiatria a un certo punto. In molte delle cose che dicevi io pensavo a quello che sta accadendo con le ricerche, con la possibilità di reperire materiale anche per quanto riguarda quello che faccio io, ossia le arti marziali filippine. Ogni anno che passa c'è più materiale a disposizione e vedo sempre più gente invece che continua a perpetrare errori storici degli ultimi 30 anni con informazioni sbagliate, errate, terminologia errata. E vedo che la stessa cosa riguarda le arti marziali giapponesi, quelle cinesi, quelle indonesiane, quelle filippine, quelle thailandesi. Però sai che stai anche introducendo un tema, no? E il tema è quello dell'identità. Spesso e volentieri i maestri di arti marziali fanno fatica, cioè, come dire, si diventa quasi conservatori perché è in discussione la propria identità. Certo. E quindi tutto ciò che si è sempre fatto e detto, e quindi la novità diventa vissuta come una minaccia. Purtroppo è il destino di molte manifestazioni umane. Cioè, come dire, li sentiamo da sempre, come dire, gli anziani dire che ai loro tempi si viveva meglio e la si vedeva più giusta in qualche modo. E il tema dell'identità è un tema molto forte che va considerato e che da un certo punto di vista alleggerisce un po' la posizione delle persone che fanno fatica a cambiare, anche perché magari sono anche arrivati a un'età, però da un altro punto di vista l'appesantisce, e cioè arti marziali che magari spesso sostengono di fare della cedevolezza e della adattabilità il proprio mantra, poi non riescono ad adattarsi e a crescere, no? E quindi, insomma, ci sono un po' le due posizioni. Io non è che voglio fare il democristiano, però davvero non considero temi così complessi come i ninja, come le tradizioni, la ritualità, quello che appunto le persone considerano magico. Sono temi molto complessi e faccio fatica ad andare a semplificarli troppo, a dire questo è nero, questo è bianco. C'è del bianco e del nero, come ci dicono i taoisti, in entrambe le posizioni. Christian, è stato un viaggio fantastico. Se vuoi aggiungere qualche ultima informazione che
magari hai scordato prima e ti stai ricordando adesso, qualche cosa alla quale ci tieni? No, direi di no. No, direi questo, che in qualche modo fare il debunking di cioè per me ninja e ninjutsu sono la passione della mia vita. E pratico le arti marziali perché è un tipo di arti marziali che sono collegate comunque a quel mondo. Per cui fare il debunking non deve essere visto con tentare di screditare, di ridicolizzare, Certo. ma anzi di valorizzare le cose che mi appassionano. Per cui anche le persone che ci stanno ascoltando, che ci ascolteranno, se sono dei ninja fan, lo rimangano perché è un argomento vastissimo, interessantissimo. Come ti muovi? Vai a toccare mille parentesi. Guarda, è la stessa cosa, questa stessa cosa io la riscontro in quello che faccio io. Io debanco di continuo quello che amo di più perché ci tengo a dare un aspetto realistico, anche se è meno romantica come teoria, se è un aspetto meno folcloristico, se è più terra terra, va per intenderci. Preferisco una brutta verità a una bella bugia. Non mi va di Assolutamente. dire che il Pan Antukan esiste da 300 anni, quando è stato inventato negli anni 80 in una palestra di Los Angeles, per fare un esempio di quello che ho scritto in questi giorni. E la stessa cosa la riscontro in tante persone che stanno venendo ospiti a parlare di arti marziali e che hanno la voglia e la volontà di mettersi lì e cercare e scartabellare informazioni e cercare di capire anche con la logica cosa è storico e cosa è invece avvolto nel mito. Il ninja credo che sia una di quelle figure più avvolte dalla mitologia dell'Estremo Oriente. Certo, anche perché in alcuni momenti serviva che fossero avvolti nel mistero, no? Il più possibile, ma esattamente come per noi i nostri servizi segreti, eccetera, non si deve sapere nulla, eccetera. E questa roba amplifica ancora di più l'interesse. Cioè, nelle arti marziali, sì, sono sempre per dire, le arti marziali giapponesi è pieno di aneddoti. Sul maestro che è andato sulla montagna, ha meditato 2 mesi senza mangiare niente. A un certo punto ha avuto in visione un Tengu, cioè questo semidio metà uomo, metà corvo, che l'ha istruito nelle arti marziali e da lì ha fondato la propria scuola. Ora, stando 2 mesi senza mangiare, senza bere, sicuramente ha avuto le visioni. Dubito fortemente che le arti marziali provengano da lì. E quindi D'altronde, Christian, non so se ami la musica. Parlando di blues, Robert Johnson si dice sia scomparso per qualche anno in un crocevia da qualche parte, dalle parti del Mississippi, e sia tornato come uno dei più grandi chitarristi. Una delle ossessioni di Eric Clapton si dice che abbia imparato dal diavolo. Quindi questo tipo di leggende non sono soltanto esclusiva proprietà delle arti marziali o delle filosofie orientali, ma le ritrovi in qualunque ambito, in qualunque cultura. certo, però questa tendenza, sai, rischia anche di voler abbassare i meriti assolutamente umani Certo, di questi certo. maestri. Quella è la cosa brutta. Quella è la cosa brutta. Tu vai ad ammantare di magico e mistico qualche cosa, quando invece, mettendo in risalto che è il risultato del duro lavoro e del sudore, qui si torna al concetto di arti marziali o in quel caso dell'esercizio alla chitarra, tu la vai ad esaltare ancora di più. Non c'è bisogno di
di coprire di una mitologia particolare qualche cosa quando... O perlomeno questa è la mia visione delle cose. Io preferisco sapere che è per tutti lì a disposizione la possibilità di migliorare e di raggiungere il picco assoluto della propria maestria con il duro lavoro e non invece il risultato di qualche divinità in sogno o di qualche diavolo col quale tu hai dovuto fare un patto e quindi sia qualche cosa di assolutamente unico e irripetibile. Certo, assolutamente. Consentimi di fare solo di ringraziare intanto prima di tutto te Claudio, ci siamo conosciuti da poco e ho partecipato volentieri, ho visto il lavoro che stai facendo sul tuo canale, quindi ho partecipato molto volentieri e ti ringrazio per avermi dato questa possibilità. Ringrazio anche le persone che ci hanno visto e che ci vedranno. Se volete sapere qualcosa di più, piccolo spazio promotion, visitate il mio sito, il nostro sito shinobido.it, che quindi è assolutamente in tema. Troverete anche i link nella descrizione di questo video sotto. Grazie mille. Dove è possibile trovarti, Christian? Allora, io sono a Torino, però appunto sono personalmente come dojo su tutti i social. In futuro vedremo anche se viaggiare un po'. In passato l'ho fatto, in futuro voglio anche riprendere a farlo proprio in ambito marziale. Sul mio sito appunto comunque ci sono tutti gli elementi per contattarmi, ci sono i link per i miei libri, c'è il mio blog su cui scrivo di questi temi, a breve ci sarà proprio un articolo sui ninja e poi appunto ci sono chiaramente le informazioni del mio dojo a Torino. Ti anticipo che sarai di nuovo rapito per un'altra registrazione, poi decidiamo assieme su quale degli altri temi sui quali ti sei specializzato. Va bene, grazie mille. Christian, grazie ancora, è stato un viaggio fantastico, fantastico quello dei ninja, è stata una delle mie prime passioni negli anni '80 e tra l'altro nel libro di cui parlavamo di Bruno Abbietti, uno dei primi libri usciti in Italia delle edizioni mediterranee sul ninjutsu, ho trovato le prime frasi di Lao Tzu del Tao Te Ching che poi mi hanno folgorato e sono stato il motivo per il quale poi ho cominciato a studiare lingue e civiltà orientali e tutto è partito da lì, pensa un po'. Certo, i pionieri sono sporchi, brutti e cattivi, ma ci hanno permesso di arrivare fino qui. Ok, ringraziamo tutti quanti per averci seguiti, grazie ancora, continuate a seguirci, grazie Christian, è stato fantastico, grazie e ci vediamo presto. Ciao, alla prossima. Ciao alla prossima, ciao Christian, ciao. Grazie.